Ending per il 2017, tanti gli amici incontrati, tanti stranieri, tanti italiani, come in questo caso. Siamo allo stand della Coges e ci troviamo in compagnia di Mario Maio, che invitiamo naturalmente a salutare gli amici di Vending TV e Vending News. E Fabio, ciao. Al quale voglio andare a chiedere: che cosa presentate in questa manifestazione biennale che ormai si annuncia come un grande successo, arrivati al terzo giorno? Direi di sì, noi abbiamo finito i nostri fogli per riempire, no, i contatti clienti già dal primo giorno, cosa che non era successa nell'ultima edizione, quindi sicuramente un grande, grande successo. È una fiera che è cresciuta anche come qualità generale, piccola ma ben fatta. E allora, voi avete qui ai lati dello stand i vostri cavalli di battaglia. Facciamo un riepilogo di quello che avete presentato in questi tre giorni, passando poi a quello che è il tema dell'intervista, l'app Pay for Vend, quella che vedete alle nostre spalle. Allora, il centro rimane Pay for Vend, e i prodotti che presentiamo, quelli più importanti, sono quelli che supportano e sono collegati a Pay for Vend. Quindi gettoniera rendiresto unica a 6 tubi, sistema Engine, che è sul mercato già da molti anni ed è, diciamo, il nostro vero cavallo di battaglia. E l'ultimo nato, il sistema ECSR, sistema cashless compatto, diciamo all in one, dotato delle due tecnologie, MIFARE e MIKEY, cioè riesce a leggere sia tecnologie MIFARE che tecnologie proprietarie Coges. Tutti questi prodotti sono compatibili con Pay for Vend e quindi consentono di essere aggiornati con la tecnologia Bluetooth, che è il cuore, diciamo, del nostro sistema Pay for Vend, che io vedo essere anche in lingua francese. Sì, Pay for Vend è un prodotto che abbiamo presentato 2 anni fa, di fatto, a Venditalia. E noi lo abbiamo fatto in anteprima, l'abbiamo documentata con una ricchissima intervista dove tu hai avuto modo di spiegare tutte quelle che erano le caratteristiche. Sono ancora tutte quelle che hai presentato 2 anni fa o ci sono state anche delle evoluzioni? Beh, le evoluzioni nel software sono, fanno parte del gioco. Quindi notevoli miglioramenti, diciamo che le colonne portanti di Pay for Vend sono rimaste quelle. Prima fra tutte la possibilità di usare questo sistema senza avere la connettività disponibile da parte del distributore automatico. Quindi il distributore automatico è offline, non ha modem. Lo stesso telefono dell'utente può essere in alcune circostanze anche senza segnale. E questo rende non solo la fruibilità del sistema disponibile su molte realtà diverse, ma anche in termini di velocità, di esperienza utente, è un qualcosa che nessun altro sistema è in grado di dare. L'acquisto con l'app è molto simile in termini di velocità a quella che si può fare con una chiave o con una carta. Quindi abbiamo tenuto come riferimento l'esperienza dell'utente con la chiave, che è la più rapida, la più veloce che c'è al mondo nell'ambito del vending. Allora, io vedo che sei particolarmente stanco, perché ogni volta che siamo passati qui davanti con telecamera e microfono per proporre di fare l'intervista eri sempre impegnatissimo. E dunque comprendo che arrivati al terzo giorno sei stremato e hai voglia di parlare quanto meno possibile. Ma mi dici,
qual è la tua opinione sullo stato dei fatti per i corrispettivi, per la legge dei corrispettivi che ormai tra pochissimi giorni entrerà in vigore? Beh, molti mi continuano a chiedermi, ma allora ci saranno proroghe? Non ci saranno, non chiaro. Ci saranno proroghe. È ufficiale, non ci saranno proroghe. Allora, l'ufficialità io non la posso spendere, però siamo a metà marzo, è chiaro che il vending al primo aprile partirà. Partirà con le difficoltà che possiamo prevedere. Anche in modo più soft, se vogliamo. Sì, ma ci siamo detti negli incontri fatti, promossi da Confida con l'Agenzia delle Entrate, che è importante partire, è importante far partire questa ruota e cominciare a vedere nel dettaglio, nella pratica, le difficoltà. L'Agenzia delle Entrate si è dimostrata disponibile a comprendere, a migliorare e a superare le eventuali difficoltà, ma se non si parte non facciamo fatica a vederle. Ci rivedremo a Host 2017? Ci rivedremo a Host e magari anche in qualche altra fiera, se hai voglia di venire. Assolutamente sì. Non siamo a Colonia per Oivend, saremo a Madrid e saremo poi successivamente in altre manifestazioni dove probabilmente riusciremo ad incontrarci e trovare due minuti per fare un'intervista. Saluta gli amici di VendingTV.it. Signori, tanti saluti da Coges e ci rivediamo presto. Buoni affari per te, mancano ancora un po' di ore al termine di questa edizione 2017 di Vending Paris. Amici, proprio perché mancano ancora un po' di ore, noi dobbiamo correre per andare a documentarvi con telecamera e microfono altre novità presentate in questa nuova biennale parigina. Non andate via. Buon lavoro.